chiama negli Stati Uniti State of Repose, è la identica cosa del nostro 120 del codice del consumo, solo che noi prevediamo 10 anni dalla vendita, in modo che non sono 6 anni, quindi un tempo molto più breve. Ha una natura oggettiva, cioè il produttore si ritrova di fatto a essere ritenuto responsabile per il semplice fatto che si sia verificato un danno. Io ho dei warnings sulla mia documentazione. Non sono proprio così. Gli Stati Uniti è una cosa a parte, sui warnings hanno una loro legislazione. La certificazione non è un requisito sufficiente per eliminare una responsabilità da prodotto difettoso negli Stati Uniti. Quindi il discorso dell'informativa sia sul prodotto sia nello scambio di informazione commerciale è importantissimo. Negli Stati Uniti è fondamentale. Se non lo fate voi in AUS, la traduzione, controllate sempre in tutte le lingue. Passiamo qua invece a vedere le condizioni generali di vendita. Queste invece costituiscono la nostra cosiddetta tutela front, cioè da tutti coloro che ci seguono poi nella catena produttiva. Ci deve essere proprio un coordinamento tra tutto ciò che avete in azienda. Poi alla fine pensate che sia tantissimo, ma non è così, perché se pensate che potete avere condizioni generali di vendita o di acquisto, un'assicurazione che darà il prodotto, i warnings, le schede, cioè non sono 10 categorie di cose che devono però viaggiare tutte insieme. Non pensate che i costi legali per strutturarsi, anche per l'azienda che non ha poco o niente, sono cifre esagerate, non è così.